And her boom is not in her. She's a Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Oggi volevo parlare con voi di un esempio che Neville Goddard diede in uno dei suoi libri, Il potere dell'immaginazione. E come ci insegna effettivamente questo esempio a esserci nell'immaginazione, perché una cosa è pensare alla realizzazione, un'altra cosa è pensare nella o dalla realizzazione. Quindi una cosa è pensare, immaginare una cosa, immaginare, pensare, essendo già circondato, ok? Nella tua immaginazione di ciò che vuoi già ora, in questo preciso istante, in questo preciso momento. Una cosa è immaginare che mi piacerebbe quella cosa e una cosa è immaginare e vederti nella tua immaginazione già circondato da quella cosa che desideri veramente con tutto il tuo essere. Pensare dalla realizzazione e metterla in atto e creare, ok? E creare la nostra realtà. Le azioni interne devono corrispondere alle azioni che eseguiremo fisicamente, se le cose andassero in quel modo, ok? E cioè, se io avessi la casa che vorrei, se io avessi la compagna, il compagno che io vorrei, se io avessi il lavoro oppure la carriera, insomma, così di questo passo. Per vivere con saggezza bisogna essere consapevoli della nostra attività immaginaria e fare in modo che essa preannunci fedelmente la realizzazione, il compimento che desideriamo, ok? Abbiamo visto un video in cui dicevo che il segreto più grande dell'universo è che tutto è spirito e vi ho dato un esempio dell'argilla e del vassaio. Ecco, il mondo è l'argilla, la nostra immaginazione è il vassaio. Quindi dobbiamo sempre immaginare realizzazioni di valore non solo per noi, ma per tutti gli altri. Quando vedete qualcuno che soffre o quando vediamo qualcosa di brutto che succede nel mondo, non dobbiamo mettere la nostra attenzione su quello, ma immaginare qualcosa che ci piacerebbe vedere. Immaginare per loro pace quando vediamo la guerra, immaginare l'amore quando vediamo l'odio, immaginare il bene quando vediamo il male. È solo così che creiamo la nostra realtà, perché noi attraverso la nostra immaginazione creiamo continuamente. E a proposito di questo, Neville Goddard cita un paragrafo della Bibbia dicendo che colui che desidera ma non agisce genera pestilenza. Quello che è fatto fluisce da ciò che è immaginato. Le forme esteriori rivelano la nostra immaginazione. Noi creiamo forme attraverso la nostra immaginazione. Qualsiasi idea che hai, inizia a disegnarla prima di prenderla forma. È solo un'idea, prima. E dopo diventa una cosa tangibile, una cosa materiale che puoi toccare, una forma. Allora, oggi, come vi dicevo, volevo parlare con voi di questo esempio che Neville Goddard fece nel suo libro Il potere dell'immaginazione. Allora, ci narra di questo imprenditore che dice
che aveva una piccola impresa di cui era l'unico proprietario e qualche anno fa, dice lui, sembrava che la mia impresa sarebbe fallita. Per mesi le vendite erano diminuite e naturalmente mi trovai in una crisi finanziaria, non solo io, ma migliaia di altri piccoli imprenditori come me. In quel periodo, perché? Perché il paese attraversava una recessione e quindi mi trovavo in queste acque, in questa situazione, come tutti quanti piccoli imprenditori come me. L'uomo continua dicendo che aveva molti debiti e aveva bisogno di almeno 3.000 dollari quasi immediatamente. Il commercialista gli disse, gli consigliò di chiudere i battenti e cercare di salvare quello che poteva salvare, ok? Invece lui si è rivolto alla propria immaginazione. L'uomo dice: io lo sapevo dell'insegnamento di Neville Goddard perché lo seguivo, ma non avevo mai realmente tentato di risolvere qualsiasi problema in questo modo. Francamente, dice, ero molto scettico all'idea che l'immaginazione potesse creare la realtà. Ma ero anche disperato e la disperazione mi costrinse a mettere alla prova l'insegnamento che aveva ricevuto da Neville Goddard. Quindi l'uomo dice: immaginai di ricevere 4.000 dollari inaspettatamente, da rimesse dovute, da ordini, insomma. E dice: continuai a immaginare la scena per 3 giorni costantemente. Il quarto giorno, al mattino presto, un cliente che non avevo sentito da mesi mi chiamò al telefono e mi chiese di andare a trovarlo di persona. E mi chiese anche di portargli un preventivo che gli era stato già fatto per dei lavori necessari per la sua fabbrica. Il preventivo, dice lui, era vecchio di mesi, ma l'ho ritrovato nei miei documenti e sono comunque andato al suo ufficio quel giorno stesso. Compilai l'ordine firmato, ma non vidi alcun vantaggio immediato nella transizione dal momento che l'attrezzatura che voleva avrebbe richiesto da 4 a 6 mesi per la consegna in fabbrica e naturalmente il mio cliente non doveva pagare per la merce finché non l'avesse ricevuta, ok? E lui dice: io lo ringraziai per l'ordine e feci per andarmene. E lì mi fermò davanti alla porta e mi consegnò un assegno di poco più di 4.000 dollari dicendo: vorrei pagare per la merce ora in anticipo. A fini fiscali, sai? Non gli dispiace, vero? No, che non mi dispiaceva, disse lui. Capì quello che era successo nel momento in cui presi l'assegno in mano. Nel giro di 3 giorni la mia immaginazione aveva fatto per me quello che non ero stato in grado di fare in mesi di rimescolamenti finanziari disperati e di pensare, pensare, pensare. Ora so che l'immaginazione può portare 40.000 dollari alla mia attività con la stessa facilità di quei 4.000. E quindi Neville Goddard conclude questo esempio dicendo: tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. Isaia 64, 7. Quindi l'argilla è il mondo, è la nostra
immaginazione e il Signore. Quello che voglio fare io con questo video oggi era dirvi che bisogna lasciare andare, perché per creare creiamo tutti i giorni. Ci sono mille modi per creare, ci sono tantissime tecniche per creare. Ma quello che dobbiamo imparare veramente è lasciare andare. Qualche giorno fa ho parlato con una ragazza che mi chiedeva che cosa vuol dire lasciare andare. Lasciare andare significa fidarsi di ciò che hai creato, che puoi fare tu. Lasciare andare vuol dire avere fede in te stesso, in ciò che sei veramente. Per quello che facciamo tutti questi video dicendovi ciò che siamo veramente, parlando delle energie, parlando del fatto che tutto è spirito, tutti questi video hanno una base dei concetti solidi, scientifici, sono tutti indirizzati verso creare dentro di noi questa fede che tutto ciò che possiamo immaginare arriva da noi facilmente. Se impariamo a lasciare andare, perché quando noi mettiamo in discussione come quando e non abbiamo fede che le cose arrivano, allora cosa succede? Le respingiamo. Fermiamo la creazione come è come quando pianti un semino nella terra, ok? E invece di lasciarlo crescere con i suoi tempi e lasciarlo andare, tutti i giorni vai lì a scavare, vai lì se effettivamente gli stanno crescendo le radici. È la stessa cosa. Quando tu pianti un'idea, un desiderio nel tuo cuore, stai certo che quell'idea arriverà. Se quello che tu desideri veramente, se il tuo cuore è quello che desidera e tu ci metti un'idea, un'immagine, un'idea nel tuo cuore e la vedi nella tua immaginazione e ne gioisci adesso di quello che vedi, stai certo che quel semino, che quell'idea che tu hai piantato nella tua immaginazione sicuramente verrà fuori la piantina o il fiore che hai piantato. Ma se tu non hai fede, gli dici come crescere, cosa fare e decidi, lasci che la tua mente egoica influisca i dubiti e così di questo passo, come dicevo, e se vai a controllare questa piantina tutti i giorni, se ha messo le radici, la bruci, la fai morire. Dobbiamo essere sempre in armonia. Per essere in sintonia con la verità eterna, dobbiamo possedere equilibrio e armonia all'interno. Perché noi riflettiamo ciò che è all'interno di noi, ciò che è dentro di noi. Per ricevere l'intelligenza o la saggezza, il ricevitore deve essere in sintonia con il trasmettitore. Il pensiero è un prodotto della mente e la mente è creativa. Ma questo non significa che l'universale cambierà il suo modus operandi per adattarsi a noi o alle nostre idee, ma significa che possiamo entrare in relazione armoniosa con l'universale e quando l'avremo fatto potremo chiedere tutto ciò che ci spetta veramente e la via ci verrà indicata così. La mente universale è così meravigliosa che è difficile comprendere i suoi poteri e le sue possibilità utilitaristiche e i suoi illimitati effetti creativi. Abbiamo scoperto che questa mente non è solo tutta intelligenza, ma anche tutta sostanza, plasma. Come differenziarla questa nella forma? Come possiamo assicurarci l'effetto che desideriamo?
dobbiamo chiedere a qualsiasi elettricista quale sarà l'effetto dell'elettricità e vi risponderà che l'elettricità è una forma di movimento e il suo effetto dipenderà dal meccanismo a cui è collegato. Da questo meccanismo dipenderà se avremo il calore, la luce, il potere, la musica o qualsiasi altra meravigliosa dimostrazione di potenza a cui questa energia vitale è stata imbrigliata. Ok? Quale effetto può essere prodotto dal pensiero? La risposta è che il pensiero è mente in movimento, proprio come il vento è aria in movimento. Il suo effetto dipenderà interamente dal meccanismo a cui è attaccato. Ok? Ecco, questo è il segreto di ogni potere mentale. Dipende interamente dal meccanismo a cui lo attacchiamo. L'attenzione, ok? Siamo abituati ad esaminare il meccanismo degli attrezzi che usiamo per coltivare la terra e cerchiamo di capire il meccanismo delle macchine, la macchina che guidiamo, ma la maggior parte di noi si accontenta di rimanere in assoluta ignoranza del più grande pezzo di meccanismo che sia mai esistito, il nostro cervello. Se esaminiamo le meraviglie di questo meccanismo, riusciamo così a capire meglio i vari effetti di cui è causa. In primo luogo c'è il grande mondo mentale in cui viviamo. Ci muoviamo e abbiamo il nostro essere. Questo mondo è onnipotente, onnisciente e onnipresente. Risponderà al nostro desiderio in rapporto diretto al nostro scopo e alla nostra fede. Lo scopo deve essere in accordo con la legge del nostro essere, cioè deve essere creativo o costruttivo. La nostra fede deve essere abbastanza forte da generare una corrente di forza sufficiente per portare il nostro scopo in manifestazione. E quindi dobbiamo fidarci che ciò che vediamo nella nostra immaginazione diventerà realtà. Perché? Perché è già ora realtà per noi nella nostra immaginazione, nel mondo spirituale. Deve solo entrare nel mondo della forma, ok? Per noi, quando noi diciamo, noi manifestiamo adesso, quando tu immagini e fai l'immagine mentale di ciò che desideri vedere nella forma, lo stai già manifestando ora, perché solo quando lo immagini e pensi a quella cosa, lo manifesti. Dopodiché lasciare andare vuol dire avere fede che arriva con i suoi tempi. Avere fede che quella piantina cresce, avere fede che così che funzionano le leggi della mente, dell'universo, del tuo essere, come la legge della causa ed effetto. Questa legge ci dice che inesorabilmente si raccoglie ciò che si semina, in quanto in ogni pensiero, sensazione, vi è un gemme avente qualità proprie che tende a svilupparsi e a produrre un frutto corrispondente alla sua immagine. Ne abbiamo già parlato che qualunque pensiero o sentimento ha proprietà valoriali. Qualsiasi cosa commette una persona, che sia azioni virtuose o meno, nessuna di esse ha poca importanza. Tutte hanno qualche frutto. Questa legge ci dice dunque che noi assaporeremo obbligatoriamente il frutto che abbiamo prodotto con il nostro pensiero e la nostra attenzione. Il fatto che la
manifestazione materiale delle nostre azioni avvenga con una certa lentezza, non deve trarci in errore. Come sulla terra esteriore, il seme che piantiamo produce un essere secondo l'immagine contenuta nel seme, così i gemi contenuti nei pensieri e sentimenti che piantiamo nella nostra terra interiore svilupperà esseri ad immagine dei semi piantati. La testa e il cuore sono come la nostra terra materiale, dove seminiamo i nostri pensieri e sentimenti. Più precisamente, il pensiero corroborato dal sentimento diventa nel tempo situazioni concrete di vita terrena. Per questa ragione i saggi avvertivano che se vogliamo cambiare le situazioni concrete di vita, dobbiamo modificare l'impiego delle energie sottili, perché queste ultime si trasformeranno domani. In realtà, secondo questa scansione, idee, pensieri, sentimenti, volontà e atto, come diceva James Allen, causa ed effetto sono assolutamente e rigorosamente tanto nell'invisibile reame del pensiero quanto nel mondo delle cose visibili e materiali, la mente è la suprema tessitrice sia dell'abito che del carattere interiore, sia dell'abito esteriore che delle circostanze, un pensiero particolare nel quale si persista che sia buono o cattivo produce sempre dei risultati nel carattere e nelle circostanze esteriore. Un uomo non può scegliere le sue circostanze direttamente, però può scegliere i suoi pensieri e così indirettamente e con certezza dare forma alle proprie circostanze. Basta che un uomo abbandoni i cattivi pensieri e il mondo intero sarà più bello. È pronto ad aiutarlo. Basta che abbandoni i pensieri di debolezza e di malattia ed ecco che sorgeranno numerose opportunità per aiutarlo nelle sue ferme risoluzioni. Come vedete, tutto dipende da noi e noi ci dobbiamo prendere la responsabilità a ciò a cui diamo la nostra attenzione continua. Dobbiamo girare la nostra attenzione su ciò che vogliamo davvero vivere, con tutto il nostro essere, con tutto il nostro cuore. Cerca nel tuo cuore ciò che vuoi veramente e se lo desideri davvero, se questo desiderio è nel tuo cuore, è perché è stato messo lì dal nostro sé superiore per essere portato nella forma, per essere manifestato. Quindi, se questo desiderio c'è nel tuo cuore, è perché deve arrivare nella forma, non nel tuo ego, nel tuo cuore, ok? Io mi fermerei qui, vi aspetto con il prossimo video. E vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti, grazie mille, ciao.